15 c'è da osservare che nel cantico la sposa paragona lo sposo al cervo e alla capra selvatica dicendo: il mio amato è simile alla capra e al figlio dei cervi. Afferma ciò non solo perché, come il cervo, egli se ne sta remoto, solitario ed evita la compagnia, ma anche a causa della velocità con cui l'amato si nasconde e si mostra durante le visite che fa alle anime devote per ricrearle e animarle, e negli smarrimenti e nelle assenze che fa percepire. Ad esse, dopo tali visite, per provarle e ammaestrarle. E così fa in modo che esse ne sentano più dolorosamente l'assenza, secondo quanto fa intravedere l'anima quando dice: dopo avermi ferito. 16. Come se dicesse: non mi basta la pena e il dolore che ordinariamente soffro per la tua assenza, poiché dopo avermi ferito di più d'amore con la tua freccia ed avermi accresciuto la passione e il desiderio della tua vita, fuggi con la leggerezza di un cervo e non ti lasci prendere neppure per un istante. 17. Per spiegare di più questo verso è bene notare come, oltre a molti altri generi di visite che Dio fa all'anima mediante le quali la piaga ed eleva in amore, egli suole accordarle anche alcuni tocchi di amore, i quali, come saette di fuoco, la feriscono e la trapassano, lasciandola cauterizzata con fuoco amoroso. Queste vengono dette con proprietà ferite di amore e di esse parla ora l'anima. Esse accendono tanto in affetto la volontà da fare in modo che l'anima bruci nel fuoco ardente di amore, talché le sembra di consumarsi in quella fiamma la quale la fa uscire fuori di sé, rinnovare tutta e passare ad un nuovo modo di essere, simile alla fenice che brucia e rinasce di nuovo. Parlando della casa, Davide dice: il mio cuore si infiammò, i miei reni si cambiarono, io fui annichilito e non seppi. Salmo 72. 18. Gli appetiti e gli affetti che il profeta comprende sotto il termine reni si commuovono tutti, mutandosi in divini durante quell'incendio amoroso del cuore, e l'anima per amore si riduce in niente, non sapendo null'altro che amare. Avviene ora il cambiamento dei reni, accompagnato da un grande tormento ansioso di vedere Dio, in modo che all'anima sembra intollerabile il rigore usato dall'amore con lei. E accade ciò non perché è stata ferita dal Signore, infatti ella ritiene salutari queste ferite d'amore, ma perché è stata lasciata in preda alla sofferenza mentre avrebbe dovuto ferirla a morte, onde potersi unire con lui nella chiara visione dell'amore perfetto. 19. Pertanto, per mettere in risalto il suo dolore, ella dice: dopo avermi ferita, cioè dopo avermi lasciata così ferita da morire per amor tuo, ti sei nascosto con la velocità del cervo. Questo dolore è così forte perché in quella ferita d'amore ricevuta da Dio, l'anima con velocità sublime dirige l'affetto della volontà verso il possesso dell'amato di cui ha sentito il tocco. Con la stessa velocità però ella ne percepisce l'assenza e si accorge che in terra non lo si può possedere come desidera. Al tempo stesso, questa assenza le fa emettere un gemito, poiché le visite di cui si parla non sono come le altre in cui Dio solleva l'anima e la rende contenta. Esse vengono fatte per ferire più che per sanare, per affliggere più che per recare sollievo, poiché servono per avvivare la notizia, per accrescere il desiderio e quindi l'ansia dolorosa di vedere Dio. Queste che vengono dette ferite spirituali di amore sono molto gustose e desiderabili per l'anima, la quale quindi vorrebbe morire mille volte sotto i colpi di questa lancia, perché
la fanno uscire da sé e penetrare in Dio. Parla della cosa nel verso che segue. Tu uscii dietro gridando, ti uscii dietro gridando, ti eri involato. 20. Nessuno se non chi le ha afflitte, chi le ha inflitte, può trovare una medicina per le ferite di amore. Perciò l'anima trafitta, spinta dalla forza del fuoco della ferita, è uscita dietro al diletto da cui era stata colpita, gridando perché la risanasse. È necessario notare che ella può uscire per andare a Dio in due maniere. Prima uscendo da tutte le cose disprezzandole e aborrendole. Seconda uscendo da se stessa per mezzo dell'oblio di sé, cosa che si attua per amore di Dio. Infatti, allorché tale amore tocca l'anima con il rigore di cui si è detto, la innalza in maniera tale non solo da farla uscire di sé mediante l'oblio, ma di scardinarla anche dai suoi desideri e dalle sue inclinazioni naturali, facendola gridare per amore di Dio. E così è come se dicesse: Sposo mio, con quel tocco e con quella ferita di amore, hai allontanato l'anima mia non solo da tutte le cose, ma anche da se stessa. In verità sembra che la tragga fuori anche dal corpo. E mi hai elevato a te, mentre io, già distaccata da tutto, gridavo dietro a te per unirmi a te. Ti eri involato. 21. Come se dicesse: quando ho voluto impadronirmi della tua presenza, non ti ho trovato e sono rimasta vuota e distaccata da tutto, penando nell'aura amorosa priva del tuo e mio appoggio. Ciò che l'anima dice uscire per andare in cerca di Dio, la sposa dei cantici chiama alzarsi. Mi alzerò e andrò per la città. Per le vie e per le piazze cercherò colui che l'anima mia ama. L'ho cercato e non l'ho trovato e mi ferirono. Il termine alzarsi in senso spirituale significa andare dal basso verso l'alto ed equivale a quello di uscire, usato dall'anima, uscire cioè dal proprio amore imperfetto a quello perfetto di Dio. Ma nel testo la sposa afferma di essere rimasta piegata perché non ha trovato lo sposo. Anche nella strofa l'anima dice di essere stata abbandonata dopo essere stata ferita di amore. Quindi chi ama vive sempre in pena per la lontananza dell'amato, poiché essendosi donato a colui che ama, ne spera il contraccambio, spera cioè che egli faccia lo stesso, mentre invece non le si dona. E perciò se da una parte è già perduto a se stesso e a tutte le cose per l'amato, dall'altra non ha trovato nessun guadagno da tale perdita, perché è ancora privo di lui. 22. Tale sentimento doloroso dell'assenza dell'amato al tempo di questa divina ferita in coloro che si avvicinano allo stato di perfezione è così grande che se il Signore non provvedesse altrimenti essi cesserebbero di vivere. Infatti, avendo la volontà sana e lo spirito puro e ben disposto verso Dio, e gustando nello stato attuale qualche dolcezza dell'amore di Dio, verso il quale tendono tali anime, soffrono in maniera indicibile e sentono un'ineffabile pena e tormento, perché come da uno spiraglio intravedono un bene immenso che viene loro negato.